Ben ritrovato, amiche di Spunti di Riflessione, e bentornato e grazie naturalmente per essere ancora qui a Giuseppe Masala. Ciao Giuseppe. Ciao Paolo, come va? Tutto bene, grazie. Noi due bene, il resto purtroppo oggi non siamo qui, lo anticipo già per dare notizie particolarmente, diciamo, positive, però ahimè, diciamo che come diceva qualcuno in una battuta di un noto film, non è che le brutte notizie migliorino se non vengono comunicate, quindi insomma, e anche questo fa parte del, diciamo, di chi vuole cercare di fare divulgazione e informazione anche con pochi mezzi, come il mio caso. Giuseppe non ha certo bisogno della mia presentazione, è un noto analista geopolitico, vi invito naturalmente a seguirlo sui vari canali, in particolare il canale Telegram, e naturalmente sei presente anche sui vari social, e vorrei anche ricordare, cosa che non ho fatto le altre volte, mi scuso, anche il tuo ultimo romanzo, Ananke, il primo romanzo nato su Telegram, giusto? Edito da L'Antidiplomatico, che oramai ha circa 2 anni di vita nel panorama editoriale. Andate a scoprire questo libro perché sono sicuro che vi colpirà molto. Devo dire che nei suoi contenuti è anche molto, molto attuale. Prima di passare ad entrare nel merito delle nostre discussioni, io in accordo con Giuseppe vorrei fare un brevissimo inciso su una nuova, diciamo, forma di, chiamiamo le cose con il loro nome, di censura che purtroppo sta riguardando questa piattaforma e tutta una serie di canali. Il mio canale è demonetizzato per mia scelta, quindi a me personalmente potrei anche dire mi interessa tanto quanto, però io ho in questi giorni ascoltato moltissimi commenti di noti YouTuber molto più importanti e seguiti di me, naturalmente. Penso, adesso ne cito soltanto qualcuno e mi scuso con gli altri, Vanilla Magazine, Pubble, l'Imbannabile e anche tanti, Nicolai Ridin, anche tanti altri che accusano tutta una serie di fenomeni tipo blocco dei loro commenti, demonetizzazione dei loro contenuti, che per chi ci campa ovviamente significa praticamente come se ti chiudessero la sala cinesca del negozio, per intenderci. Quando si parla di un certo paese, questo paese è l'Ucraina, tanto per essere chiari, così poi potete disabilitare i commenti anche a questo video, non ci sono problemi, non mi offendo. Io non so come la vedi tu su queste forme di, diciamo, limitazione alla libertà. Dobbiamo ancora credere alla favoletta e sono piattaforme private per cui il gestore può decidere cosa fare. Dopo tutto quello che è venuto fuori, ci vorrebbe coraggio a sostenere ancora questa tesi. Poi ci sarà qualcuno che la dice, ma vabbè. Cosa ne Sono pensi? piattaforme private, ma che svolgono un servizio pubblico, perché l'informazione è un bene, una commodity, oserei dire, che è garantita addirittura dalla Costituzione. Pertanto, non mi pare corretto dire io a casa mia faccio parlare chi mi pare. No, prima di tutto l'etere non è tuo, le reti non sono tue. E in automatico tu svolgi un servizio pubblico e devi garantire ciò che la Costituzione garantisce a tutti, cioè la libertà di opinione, la libertà di pensiero, ad averne uno, come dice Krauss. Ma vabbè, al di là insomma di queste, ecco, purtroppo sono cose, Paolo, che ci dobbiamo abituare perché la censura è una delle armi tipiche della guerra. No, voglio dire, la prima vittima della guerra è la verità, quindi l'arma con la quale la verità viene soppressa è la guerra, è la censura, che è un'arma di guerra. Noi non lo sappiamo perché non possiamo saperlo, però non possiamo mica escludere che in realtà le censure le mettano non tanto la Alphabet nel caso di YouTube o Facebook, ma possono essere messe direttamente da organi pubblici di sicurezza, di servizi segreti o addirittura militari in senso stretto, perché la censura militare in tempo di guerra è, diciamo, la norma, è la normalità, no? Tutti sorridiamo quando pensiamo al titolone del Corriere della Sera nel giorno in cui ci fu lo sbarco in Normandia. No, se non mi ricordo male, cito a memoria la potenza di fuoco dell'alleato germanico, no? E invece è stata in qualche modo l'inizio della fine, anche se vabbè, l'inizio vero della fine è stato Stalingrado, ma per i tedeschi intendo dire.
Al di là di queste cose, comunque dà l'idea che la censura non è nulla di nuovo. Diciamo anche un'ultima cosa al riguardo, che Blinken, il segretario di Stato americano, e Tajani, il nostro ministro degli esteri, nell'ambito della riunione del G7 dei ministri degli esteri tenutasi a Capri la settimana scorsa, se non ricordo male, hanno firmato un protocollo d'intesa nel quale l'Italia e il Ministero degli Esteri italiano e il Dipartimento di Stato americano si impegnano a segnalarsi vicendevolmente persone, entità, blog, siti, canali Telegram, tutto insomma lo scibile umano in materia di comunicazione, e segnalare disinformatori e magari troll russi o persone, diciamo così, che sostengono le posizioni della Russia. Ora, nel momento in cui il potere decide che cos'è vero e che cos'è falso, abbiamo già capito dove siamo incanalati. Noi proveremo, facciamo una promessa solenne ai nostri spettatori, che noi proveremo a dire tutto quello che si può dire e soprattutto proveremo, ecco, vedi, la tecnologia si insinua sempre. Sì, e proveremo ad essere, come dire, il più corretti e onesti possibile, però essendo anche prudenti in qualche modo e a lasciare intendere più che dire certe volte, perché sennò difficilmente ne caveremo piedi, secondo me. Ti ringrazio per questa importante riflessione, naturalmente la mia solidarietà a tutte le persone che, tra l'altro, continuo a dire, di queste cose spesso ci campano, perché per alcune persone, vorrei ricordare, è il loro lavoro, quindi significa anche che gli stai facendo un danno molto importante a livello economico, a livello personale. Mi permetto solo di aggiungere un piccolissima battuta prima di passare al centro del nostro focus di oggi, cioè che sarebbe interessante vedere se lo stesso criterio viene applicato quando invece si vanno a sposare le narrazioni che vanno appunto per la maggiore. In quel caso, curiosamente, puoi veramente dire le cose più impensabili e dal mio punto di vista anche non corrette e tutto va benissimo. Tu dicevi dei giornali del periodo dello sbarco in Normandia, ovviamente. Tra l'altro ricordo tanti anni fa fece un bel lavoro, non mi ricordo quale testata, che promosse i cosiddetti giornali di guerra, oggi che si possono trovare anche online, all'epoca non era così. È interessante, però ecco, oltre che pensare al 1944, anche pensare agli ultimi anni, basterebbe farsi una bella, diciamo, infilata dei titoli di tutta una serie di quotidiani, per esempio proprio sul discorso del conflitto in Ucraina, lo ha fatto per esempio Travaglio nel suo ultimo libro, nel suo libro Scemi di guerra, e credo proprio che verrebbe fuori tutta una serie di risultati quantomeno curiosi e singolari. Se quello è fare disinformazione, abbiamo due concetti di disinformazione molto molto diversi e, per non dire, incompatibili. Adesso veniamo al focus di oggi. Ecco, ho dimenticato prima di dire che tra le altre attività che svolge Giuseppe c'è anche quella di scrivere per la testata dell'Antidiplomatico, e io partirei proprio da due tuoi articoli. Non sono proprio gli ultimi due, perché ce n'è stato un altro che ho letto proprio ieri, però sono molto interessanti. Naturalmente vi porrò poi il link in descrizione, così potrete andare a leggerveli. Uno riguarda il rapporto tra Stati Uniti e Cina, e l'altro è incentrato sul cosiddetto piano Draghi. Lascio a te la scelta da dove partire, perché sono due argomenti, oddio, non sono neanche tanto staccati tra loro, però scegli tu da dove vogliamo partire. Partiamo dalla Cina. La Cina è il competitor globale degli Stati Uniti, e questo si sapeva. La Cina è in qualche modo la fabbrica del mondo, ma le cose sono sfuggite di mano. Cosa intendo dire con le cose sono sfuggite di mano? Gli americani probabilmente, quando hanno deindustrializzato per trasferire tutto in Cina, pensavano, e da un lato, che sarebbero riusciti
a ribaltare il regime comunista lì presente, o comunque il sistema comunista lì presente, però un sistema così di natura liberale. E in secondo luogo, mai avrebbero pensato che cosa? Che i cinesi fossero così bravi da riuscire a apprendere così in fretta tutto ciò che loro insegnavano, trasferendo tecnologia e produzioni in quel paese, nell'impero di mezzo. Invece è stato così e li hanno superato. Prima una notazione di ordine filosofico. L'errore, l'origine dell'errore americano sta in un bel libro di Fukuyama che tutti noi conosciamo, che è appunto il libro dove parla di eterno mondo liberale, diciamo così, no? Di una fine della storia, della fine della storia per un sistema liberale, un ordine liberale per di più americano che avrebbe dominato il mondo per i prossimi secoli. Gli americani ci hanno creduto dopo la sconfitta dell'Unione Sovietica, e su questo ci sarebbe molto da dire, molto, ma molto da dire, e diciamo così, si sono fidati, hanno trasferito tutte le attività strategiche per assurdo ad un altro paese comunista. Però un paese comunista al quale avevano un debito, perché la Cina in realtà con la diplomazia del ping pong sostenne gli Stati Uniti sotto banco. La Cina comunista sostenne gli Stati Uniti con gli accordi tra Kissinger, Nixon e Deng Xiaoping. Cioè, infatti, la Russia, l'Unione Sovietica, aveva migliaia e migliaia di migliaia. Centinaia di migliaia di militari, di mezzi, di armi che costavano cifre spaventose in tutta la Siberia, perché sapeva che la Cina, anche se comunista, era di fatto un nemico ed era, come dire, alleata degli americani, anche se ufficialmente questo non è mai, diciamo, emerso del tutto. E c'era anche questo debito, insomma, che gli americani dovevano pagare. Fatto sta che siamo arrivati ad un punto dove i progressi cinesi in ambito tecnologico sono sbalorditivi. Noi pensiamo alla fabbrica di automobili elettriche che ha fondato Xiaomi. No, abbiamo visto tutte le immagini. Questa fabbrica produce un'auto elettrica ogni minuto e 15 secondi, quindi ogni 75 secondi un'auto elettrica. Gli impiegati e gli operai che lavorano alla produzione di questa auto elettrica o di queste auto elettriche, se parliamo al plurale, sai quanti sono, Paolo? Nessuno? Bravo, zero, nessuno. Quindi i costi del lavoro sono azzerati. Aggiungiamo, dal 2015 il costo dell'energia in Cina si è abbattuto. Perché questo? Perché la Russia, grande fornitore di energia, ha tagliato le forniture piano piano all'Europa e ha iniziato a fornire la Cina a basso costo. Quello che per decenni ha fatto con noi europei, adesso lo fanno con i cinesi. Quindi anche i costi della robotica, i costi energetici, perché sono molto bassi. E questo cosa significa? In parole povere, significa che Stellantis, Mercedes, BMW, anche Tesla molto probabilmente, sono aziende morte. Perché non puoi battere un'auto di pari livello che magari te la vendono a metà prezzo. Non puoi. E voglio dire, è una cosa terrificante. E questo ovviamente non vale solo per l'automotive, ma vale per tutto. Vale per i telefonini, vale per l'elettronica, vale per l'intelligenza artificiale. Vale per le reti satellitari, vale per le reti internet,
vale per i trasporti. La Cina ha dimostrato di essere tecnologicamente superiore e lo sta dimostrando anche in ambito militare, da quello che si sa, anche se lì ovviamente tante cose rimangono segrete e noi non le sappiamo, perché ovviamente esiste il segreto militare sulle tecnologie militari. Però sembrerebbe che la Cina, voglio dire, piano piano sta raggiungendo o superando gli Stati Uniti e l'Occidente in generale, anche in ambito militare. Questa situazione ovviamente ha delle ripercussioni, dove ha delle ripercussioni nei conti con l'estero. No? Cosa significa? Che la Cina ha una bilancia commerciale positiva perché produce e poi esporta negli Stati Uniti, in Europa, eccetera, eccetera. E lo stesso, ovviamente, se hai la bilancia commerciale positiva, avrai anche come dire, la bilancia che tiene conto del saldo dei capitali positiva. Al contrario, invece, se hai la bilancia commerciale negativa, anche il saldo delle partite correnti, per usare un termine tecnico, sarà negativo. La somma dei saldi delle partite correnti danno una cosa, una grandezza che si chiama NIP, Net International Investment Position, o come la chiamavano i prof ai miei tempi, posizione finanziaria netta. Allora eravamo meno americanizzati e si usava il termine italiano per definire questa grandezza, posizione finanziaria netta. Gli Stati Uniti hanno una posizione finanziaria netta tragica, quasi 20 mila miliardi di debito estero nei confronti del resto del mondo, e segnatamente verso l'Europa, in particolare i paesi ricchi d'Europa, no? Quindi la Germania, la Svezia, eccetera, eccetera, verso la Cina, verso la Russia, verso il Giappone, verso poi le due grandi lavatrici asiatiche, Hong Kong, ovvero Cina, però a conti economici diversi, li tengono separati Cina e Hong Kong, Cina popolare e Hong Kong. E l'altro è ovviamente Singapore, che è la grande lavatrice asiatica, come noi abbiamo il Lussemburgo, no? Non è che noi crediamo che il Lussemburgo ci abbia tutti quei soldi perché lavorano, voglio dire, cioè, Anche perché quattro questo gatti, punto. da qualche parte evidentemente le trasferiscono i soldi e poi da lì volano in America mediamente, perché il giochino è quello. L'America consuma, importa, quindi esporta capitali, esporta soldi perché paga in dollari, e poi questi dollari i paesi con NIP positivo li rimportano negli Stati Uniti e precisamente a Wall Street. Questo cosa provoca? Provoca un continuo aumento di Wall Street. Quindi gli americani hanno un effetto ricchezza di natura finanziaria, no? Infatti in America vanno, le classi agiate vanno in pensione a 50 anni. Sì, Beati loro. ma che pensioni poi, Infatti. eh? Perché per forza è tutto investito a Wall Street, i fondi pensione, e Wall Street cresce sempre perché tutti i paesi del mondo i dollari che hanno li reinvestono lì. Quindi praticamente Wall Street è una fabbrica di dollari sintetici. Però questo dà un effetto ricchezza che produce consumo da parte degli americani, che fa ripartire il giochino delle importazioni, che fa riportare i soldi nuovi in America. Il giochino è questo, no? Il ciclo è Chiarissimo. questo, perché i soldi non è che, i dollari non è che escono solo dagli Stati Uniti, devono anche rientrare. Perché se no gli americani rimangono senza soldi e devono stampare di nuovo. Ovviamente a quel punto il dollaro diventa carta straccia. Quindi
I soldi guadagnati dalle varie fabbriche del mondo, la Cina, il Giappone, la Germania, ritornano negli Stati Uniti tramite determinati giri a Wall Street, creando quell'effetto ricchezza, eccetera, eccetera, che ti ho detto prima. Ora, qual è il punto però? I cinesi stanno smettendo di investire, gli arabi stanno smettendo di investire, i russi ovviamente non investono più, perché per di più gli hanno, e ci arriveremo, sequestrato i capitali oltretutto, quindi figurati se ce ne mettono di nuovi. E questo sta creando uno squarcio, un cortocircuito nei conti con l'estero americani. Cosa vuol dire? Vuol dire che se quel giochino, i soldi non ritornano in America, ma Cina, eccetera, iniziano a vendere dollari e ad avere asset in altri, in altre valute, il dollaro crolla di valore. Oppure, e quindi crolla Wall Street, crollano le banche, crolla tutto. Finora tamponano la situazione, perché aumentano, ovviamente diminuiscono gli investimenti cinesi, diminuiscono gli investimenti arabi, però giapponesi, coreani, tedeschi, europei investono di più in America per tamponare. Questo è, però non puoi continuare in eterno. Quindi le strade sono due. O si riequilibra la situazione, oppure sono guai. E come stanno provando gli americani? Gli americani si lamentano di questa situazione da oltre 10 anni. Ha iniziato Obama, che aveva proposto il Trade Investment Agreement Atlantic, eccetera, c'è un nome lunghissimo, manco mi ricordo più, aveva proposto questa roba e gli europei, no, non lo vogliamo, perché se no mangeremo il pollo con la candeggina americano, pulito con la candeggina, non so, ti ricordi questa favola così? Gli americani hanno detto, ok, va bene, no? Poi hanno iniziato a giocare pesante, Dieselgate, ovviamente uno scandalo del livello Dieselgate, non è che gli americani, cioè decide uno così, un impiegato, no, cose che partono dall'esecutivo, quindi dal governo, che dice qua bisogna iniziare a dare dei calci sul fondo schiena a qualcuno, se forse capisce che è il caso di finirla. Dieselgate contro la Germania, poi ancora Airbus Gate, no? C'è stato tutto il problema che l'Airbus, secondo gli americani, prendeva finanziamenti dall'Unione Europea, danneggiando, quindi aiuti di Stato, danneggiando così la Boeing, eccetera. E loro hanno detto basta, se no andiamo al World Trade Organization e vi mettiamo anche delle sanzioni, eccetera. Quindi, secondo avviso, la Merkel, sempre che faceva il pesce in barile, faceva finta di non capire che gli americani stavano chiedendo il riequilibrio della bilancia commerciale e dunque del saldo delle partite correnti. Ma com'è giusto? Perché hanno ragione. Ok, non basta. A questo punto Obama si gioca la carta russa. Come disse Bismarck, conosco 100 modi per tirare fuori l'orso russo dalla tana, non ne conosco manco uno per farcelo rientrare. E qual è il modo migliore per tirare fuori l'orso russo dalla tana? Fare un colpo di Stato a Kiev e vedere le truppe NATO sul Dnieper. I russi impazziscono e succede un casino. Infatti è successo. Casino che per anni hanno tenuto a bada, gli accordi di Minsk, eccetera. Però era sempre una bomba che l'Europa aveva sotto al sedere e che gli americani potevano far esplodere quando volevano.
Trump si lamentava, poi è arrivato Trump, dopo Obama si lamentava, diceva: ma la Merkel a che gioco sta giocando? Prende l'energia a basso costo dalla Russia, però si fa pagare la difesa da noi contro la Russia, però poi va a produrre in Cina e però poi viene da noi a vendere e dice: no, scusa, non è che ci possiamo far prendere per il sedere così. L'ha detto, io vi ricordo benissimo, l'ha detto chiaro e tondo anche all'Assemblea Generale dell'ONU, Trump, con ECOMAS, il ministro tedesco degli esteri dell'epoca, Merkel, che gli rideva in faccia. Poi è arrivato Obama. Poi è arrivato Biden, Biden. o chi per lui, non hanno aspettato 3 giorni che hanno fatto esplodere tutto. Hanno mandato una spedizione punitiva in Donbass, no? Perché noi non ci ricordiamo questo fatto. Furono gli ucraini a mandare le truppe in Donbass. E tutti si aspettavano l'attacco. A quel punto i russi cosa hanno fatto? Hanno portato tutto il loro esercito, non tutto il loro esercito, le loro divisioni al confine in attesa degli eventi. Alla fine la cosa è esplosa, i russi sono entrati e la storia la conosciamo. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che gli americani, con la scusa della libertà, eccetera, eccetera, l'aggressione, cioè, hanno imposto sanzioni rovinose all'Europa, rovinose contro la Russia. Risultato finale: la Germania ha perso totalmente la sua competitività e assieme alla Germania il resto d'Europa. A tal punto che tu senti la Meloni, che non ha colpa di niente, per carità, però la Meloni e Scholz, cancelliere tedesco, farneticavano durante una visita in Italia di un presunto idrogenodotto che dall'Algeria doveva arrivare fino in Baviera passando per l'Italia. La roba pazzesca. A parte che ci vogliono 15 anni per farlo, sempre che gli algerini ci concedano il pezzo di Sahara, perché ci vuole, ce lo devono dare, e li devi pagare oltretutto. Ma poi, a parte quello, qui, nei rimanenti 15 anni in attesa che quest'opera faraonica venga realizzata, come andiamo avanti con le nostre industrie? Non si sa. Infatti, piano piano, soprattutto le industrie tedesche, la BASF e tante altre, si stanno spostando un po' negli Stati Uniti, un po' in Cina, stanno andando via. Perché la Germania non è più competitiva come sistema. E assieme alla Germania l'Europa. E ora arriva il 14° pacchetto di sanzioni, che è mortale per l'Europa stessa. Cioè, Guarda anche il gas, guarda praticamente, anche il gas. sì, il GN, c'è cioè il divieto dell'acquisto di GNL russo. Se non acquisterai manco il GNL dalla Russia, è chiaro che dovrai acquistarne di più da Qatar e dagli Stati Uniti. Se aumenta la domanda, aumentano i prezzi. E ce ne stiamo accorgendo tutti, perché basta, voglio dire, andare in un qualunque supermercato, anche nella bottega sotto casa, e ditemi chi di voi non si rende conto che non è che i prezzi sono aumentati perché ha stato Putin, come dicono i soliti fessi di turno, ma perché evidentemente c'è alla base una ragione molto più concreta. Mi permetti solo di fare questo piccolissimo inciso prima di ridarti la parola, cioè quello che io trovo profondamente sbagliato di tutte le analisi che sono state fatte, anche sui, a volte anche sui canali. Associare il discorso strategico e politico con quello economico.
Cioè, molto spesso l'analisi viene condotta solo su aspetti, vabbè, a parte le fesserie che vengono scritte sui giornali italiani, auguri a chi li legge, alcuni giornali italiani, non tutti per carità, però in generale, cioè, se non si comprendono anche questi aspetti economici, non si capisce niente, si restituirà comunque un'analisi che nella migliore delle ipotesi è incompleta. Come diceva il mio insegnante di lettere alle scuole superiori, se pensate ancora che la guerra di Troia scoppiò perché Paride rapì la bella Elena, sa. Vivete un po', certo, bellissima storia da farci tanti bei film e fiction, però le cose sono andate ben diversamente, le ragioni erano molto diverse. Se valeva per 2 o 3 mila anni fa, a maggior ragione vale, cioè, sono cambiati, diciamo, tutta una serie di aspetti tecnici sicuramente, e politici sicuramente, però la sostanza mica tanto. Sì, Paolo, è esattamente così. Come dico io, Bretton Woods, e durante la conferenza di Bretton Woods, nel quale si stabilì l'ordine economico post-guerra, parte dei paesi vincitori del secondo conflitto mondiale, durò 3 settimane. Mentre Yalta, la conferenza di Yalta, durò 1 settimana. Questo cosa significa? Che decidere quali popoli e quali terre saranno prospere è più importante di qual è la bandierina che metti su una terra. Perché tu puoi mettere una terra, ma quella terra è una bandierina su quella terra, ma quella terra essere popolata da, purtroppo, da morti di fame, quindi vale poco. Mentre una terra ricca, florida, diciamo, è importante. Per decidere se una terra è ricca e florida, bisogna decidersi su quale debba essere il meccanismo dei commerci e il meccanismo economico-finanziario, che è bene o male quello che ti ho descritto prima. Ok? Ed è durata 3 settimane non a caso. Quello è stato il vero trattato di pace. Bretton Woods. Non peraltro, la prima guerra mondiale, no? Non è scoppiata per l'arciduca che è stato sparato a Sarajevo, eccetera, eccetera. Quella è il casus belli. Ma le alleanze, gli armamenti, era tutto pronto perché stavano aspettando solo la scusa buona. Triplice alleanza, triplice intesa, eccetera, eccetera. Perché? Perché la Germania Guglielmina aveva vinto la corsa all'industrializzazione, la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, e il marco volevano che il marco prendesse il posto della sterlina britannica. A quel punto i britannici, figuriamoci se ci stavano, è scoppiato il putiferio e attendevano solo una scusa, un casus belli per fare. È stato così nella prima. La seconda guerra mondiale non è stato nulla di più e nulla di meno che la continuazione della prima, no? Certo. Si sono presi una pausa e ora appunto si discute su quello che dovrebbe essere l'architettura mondiale dei commerci, delle produzioni e finanziaria e monetaria. Non si mettono d'accordo, la parola sta passando alle armi. Perché questo è quello che sta succedendo. Certo, è il caso di dirlo in modo proprio esplicito. Tra l'altro, ecco, potrei chiedere anche, immagino che l'avresti comunque fatto tu, anche un tuo commento sulle recenti visite. Io ti do il mio con una sola parola, patetiche, che hanno fatto recentemente, ricordo, la segretaria, la visita in Cina, volevo dire, la segretaria al tesoro Yellen, e in questi giorni, anzi credo che proprio adesso che stiamo parlando è in corso la visita del segretario di Stato, cioè del ministro degli esteri, tanto per essere chiari, degli Stati Uniti d'America, Blinken, proprio in Cina. Io uso il termine patetico, poi patetici, poi dimmi tu se condividi questo, diciamo che è molto, diciamo, riassuntivo, però so, io, è la prima cosa che mi è venuta in mente, è la prima cosa che ho pensato io, mettiamola così. Non lo so se userei patetico, però io direi più drammatico che patetico. Ah, ecco. Se la prima visita della Yellen è stata una visita, come dire,
dove la Yellen è stata molto gentile, no? Tutta riguardosa, no? Eccetera. Questa seconda visita, la Yellen ha parlato chiaro: avete un eccesso di produzione, che è un modo elegante per dire ci state sovrastando e noi abbiamo diritto a campare, dovete tirare il freno a mano. E quelli dicono non se ne parla nemmeno. Cioè, è una roba drammatica. Perché il secondo passo è: se tu non tiri il freno a mano, ti obbligo io a tirarlo. E come? Con le armi. Hai capacità industriali in eccesso? Te le bombardo io allora le capacità industriali in eccesso. E Yellen ha parlato molto chiaro, e questo è molto drammatico, voglio dire. E Blinken. Oggi ovviamente Blinken si è concentrato non sugli aspetti economici, ma sugli aspetti geopolitici e militari, e ovviamente ha preso l'altro corno del dilemma, ovvero sia l'asse Mosca-Pechino, no? Dove gli americani hanno detto dovete smetterla di vendere produzioni dual use, buone sia per il civile che per il militare, ai russi. I cinesi che fessi non sono, dicono no, noi vendiamo a chi ci pare, perché poi se la Russia perde, sotto il senso è questo, se la Russia perde, voi a questo punto ci circondate e distruggete a noi. Beh, certo, questi sono i discorsi. Altra considerazione su questo, Blinken ha sostanzialmente minacciato sanzioni alla Cina. Se ci saranno sanzioni, ovviamente l'Europa dovrà sanzionare pure lei. Ma se noi perdiamo anche la Cina nei nostri rapporti commerciali ed economici, precisamente, che facciamo? Questo è il dramma. Che noi rischiamo veramente. Una situazione gravissima dal punto di vista occupazionale, della produzione e anche finanziaria ed economica. E questa situazione a noi ci spinge all'entrata in guerra. Ma posso fare anche una domanda volutamente provocatoria? Cioè, non sarà, adesso faccio proprio il cattivo per eccellenza, non sarà che creare una condizione economica così disagiata, quale quella che stiamo vivendo, e secondo me siamo ancora all'inizio, mettiamola così, non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, però in questi giorni ricorre che, se non ricordo male, il quarto anniversario della morte di Giulietto Chiesa, che amava dire: io, mi dicono che a volte sono troppo catastrofista, però a volte essere catastrofisti aiuta perché risveglia le coscienze e so, serve anche un po' per rinfocolare anche un clima di resistenza in senso buono. Cioè, non sarà che creare una condizione di questo tipo porta al famoso there is no alternative, cioè come dire, e beh, a questo punto che ci resta da fare? Solo la guerra, no? Cioè, se la gente si fa convincere da un discorso di questo tipo, che è non pericoloso, pericolosissimo e che ci rischia veramente di far sparire tutti da questo pianeta, cioè a questo punto, e mo facciamo appunto i catastrofisti volutamente, faccio il catastrofista volutamente, cioè non sarà che questo poi lo scopo finale, che forse ci riporta anche, ci riallaccerà anche al secondo punto della nostra discussione di oggi, cioè appunto il piano Draghi, perché si sposa, unendo i puntini, le cose si sposano perfettamente. Sì, dici bene, cioè ovviamente qualunque popolo secondo me in guerra ci deve essere spinto, nessun popolo è disponibile ad andare in guerra se sta bene e dunque ti devono far stare male per accettare uno sbocco di quel tipo. L'Europa la stanno affamando, sono dei campanelli d'allarme gravissimi, quelli del 14° pacchetto di sanzioni e della perdita del gas GNL russo. Sono campanelli d'allarme gravissimi le minacciate sanzioni alla Cina, perché l'Europa deve seguire
immediatamente se gli Stati Uniti mettono queste sanzioni. A questo punto noi però siamo messi malissimo e siamo costretti a fare quello che la situazione anche militare ormai spinge a fare. Cioè, cosa intendo dire? L'Ucraina ha perso la guerra, l'Ucraina è tenuta in vita finanziariamente e militarmente dall'Occidente. Ora, l'Ucraina ha anche problemi di arruolamento, perché arrivata ad un certo punto diventa difficile anche trovare carne da cannone. Infatti no. Ricordiamo anche l'iniziativa che adesso vorrebbe operare una sorta di rimpatrio degli ucraini che sono all'estero. Che ovviamente io so che gli ucraini si stanno spostando, almeno gli ucraini da Narosi si stanno spostando immediatamente in Thailandia, in Vietnam, in Cambogia, stanno andando nel sud-est asiatico proprio per non essere rispediti in Ucraina dagli europei, perché ovviamente nessuno vuole andare a morire. No? Dai, è torto, so. No, cioè, per carità. Questa è la situazione. Ora piano piano ci stiamo armando e c'è il piano Draghi in tale materia, no? Il piano Draghi che... Scusami se ti interrompo, prima di passare al piano Draghi, c'è un punto a cui io tenevo molto ad avere una tua riflessione. Cioè, la situazione, tu hai parlato giustamente dell'indebitamento americano, però a me piacerebbe anche, secondo me è importante chiarirlo a questo punto, chiarire che la situazione economica degli Stati Uniti, al di là di questi aspetti che tu giustamente hai sottolineato, non è come quella europea. Cioè, quelli che stanno finendo con le pezze al culo, scusate il termine, siamo noi, mica loro. Cioè, questo punto, che secondo me non viene mai sottolineato abbastanza alla faccia degli alleati, poi mi dicono che sei anti-americano. E vabbè, se questo vuol dire essere, se analizzare la realtà vuol dire essere anti-americano, ditemi che sono anti-americano, tanto a me mi hanno detto di tutto, chi se ne frega. Cioè, questo aspetto è importante da dire, perché altrimenti sembra che stiamo tutti quanti nella stessa barca. Non è così, accidenti, è quello il punto importante da bravo fare. Chi ci ha rimesso da tutta, bravo tu, perché sono leggendo le tue analisi che sono arrivato a questa conclusione, tu e anche di altri analisti seri, è questo, ecco perché dico che l'analisi geopolitica non può prescindere da quella economica, perché altrimenti non si capisce niente. Ok, allora primo passo, durante la presidenza Obama, il segno che si stava andando in guerra è stato esattamente questo. Fu uno. Gli Stati Uniti iniziarono a produrre gas e petrolio attraverso il fracking. Cioè si sono resi indipendenti dal punto di vista energetico. E anzi, ne avevano da vendere. Quando tu ti rendi indipendente energeticamente, ti stai blindando da qualche parte, in qualche modo, no? E una. Ora stanno riportando a casa i semiconduttori, hanno fatto l'Inflation Act per portare via le aziende europee e spedirle negli Stati Uniti, cioè tutta una serie di contributi per con la scusa del green, eccetera, eccetera, e vogliono prenderci le imprese europee, che ovviamente sono messe malissimo perché qua l'energia è costosissima. Quindi loro si stanno reindustrializzando. Cosa voglio dire? Gli Stati Uniti stanno reindustrializzando, hanno il potere militare, strategicamente sono messi abbastanza bene perché comunque hanno un oceano da una parte, un oceano dall'altro, diventa difficile che qualcuno vada a rompergli le scatole in casa, voglio dire. Tecnologicamente sono un paese all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, nella produzione di microchip, nella corsa allo spazio, nella biomedicina, in tante cose, nella farmaceutica. Cioè, l'eventuale crollo del dollaro può significare per qualche anno che l'America avrà sofferenze, però hanno energie, competenze, ricchezze,
riserve, di tante cose per rialzarsi. Anche se il dollaro crollasse oggi, e non lo fanno crollare, perché fanno esplodere il mondo piuttosto, È fatto bene, però hanno modo di rialzarsi. Noi europei non abbiamo energia, non abbiamo esercito, non abbiamo autosufficienza dal punto di vista alimentare, non abbiamo innovazione tecnologica, non abbiamo né piattaforme informatiche, siamo in ritardo su tutto. No, se per dire la Tesla è in ritardo rispetto alla Xiaomi cinese che fa gli stabilimenti per produrre automobili addirittura senza operai, senza nessuno, se la Tesla è in ritardo, noi siamo la preistoria. Capito? Credo che hai dato un quadro proprio, diciamo... Noi siamo messi malissimo. Esatto. Bisogna dire le cose... Ma io quello che tento di dire è un'altra cosa, mi approfitto. Prego, prego. Che è questo. Entriamo nell'ordine del discorso di dire che Angela Merkel è il peggior politico europeo assieme ad Adolf Hitler, giusto un pelino sopra, perché non è razzista e non è genocida, dai, diciamo anche questo. Su questo è tutto da vedere, perché i greci la penserebbero diversamente. Diciamo che da quel punto di vista anche la certa responsabilità le parleremo poi più avanti, però di questo, dai. Ha puntato tutto sulla deflazione salariale, però deflazione salariale significa non investire in ricerca, in sviluppo, e siamo rimasti indietro. Allo stesso tempo ha fatto promesse che non poteva mantenere con la Russia per avere materie prime praticamente gratis per 30 anni, guadagnando competitività, ma le promesse false, presto o tardi, le paghi. Prendeva per il sedere gli americani facendosi pagare la difesa e soprattutto invadendogli di merci a basso costo in tutti gli Stati Uniti, fino a quando gli americani non hanno fatto quello che hanno fatto. Cioè la Merkel ha fatto un disastro, e ora mi permetto di dire, parere personale, non si offendano i laureati in fisica, ma i laureati in fisica devono andare al CERN a inseguire bosoni e non rompere le balle agli altri, perché fanno danno. Cosa intendo dire? Intendo dire questo, che se tu hai una forma mentis da fisico, tu pensi che cioè sei abituato a dire tiro il vaso casca a terra. No? In economia il vaso non è detto che casca a terra, magari vola su Saturno. Cioè le regole dell'economia, lei dice, ma il ragionamento di questa scema era questo, ma io ho dimostrato di essere la più scaltra, la più furba, la più brava, noi siamo ricchissimi, abbiamo fregato il mondo intero. Brava, brava signora Merkel, se tu avessi un minimo di formazione economica, minimo, capiresti che le regole di economia sono regole flessibili, e che si cambiano quando non vanno bene, perché affamare un popolo non è mai un bene. Affamare un popolo, o provare a mandarlo alla rovina, un popolo che ha 12 portaerei, una decina di sommergibili Ohio, ognuno dei quali può uccidere fino a 1 miliardo di persone, un migliaio di basi in tutto il mondo, un esercito enorme, e tu non hai niente.
Quando quel popolo si vede messo con le spalle al muro, tira fuori le armi e ti spara. Quel popolo si chiamano americani e ti hanno sparato. Poi l'hanno fatto furbescamente, perché hanno aiutato i russi a fare il lavoro che loro non potevano fare formalmente. Questa è stata la Merkel, cioè non capi, cioè Adam Smith già nel Settecento, nella Ricchezza delle Nazioni, diceva una cosa che è basilare nell'economia vera, non quella sulla lavagna con i grafici e le equazioni, in quella vera della gente che vuole il pane e glielo devi dare se no si incazza. Nell'economia vera, Adam Smith diceva una cosa: prima della ricchezza viene la difesa. Cioè, se tu sei disarmato e sei pieno di soldi, sei ancora di più in pericolo che se sei povero, perché presto o tardi arriverà qualcuno che ti leva tutto perché è armato. Cioè, la Germania ha fatto un passo folle con l'euro, sono stati bravissimi, scaltrissimi, eccetera, eccetera, ma non potevano fregare gli americani, che peraltro gliel'hanno detto per 10 anni, ha iniziato Obama. Ma io mi ricordo quando ci mandavano gli economisti, ci hanno mandato Smith in tournée in Europa. Stiglitz, volevo dire, ci hanno mandato, che ha scritto anche un libro, ci hanno mandato Mathias Sen, perché ce l'hanno mandati loro a spiegarci che l'euro non andava bene per come era strutturato, perché annacquava la forza del marco nella debolezza della peseta, della lira, della dracma, eccetera, eccetera, provocando una moneta svalutata per i tedeschi e invadevano le merci il resto del mondo, perché dicevano non va bene l'euro, anche se i nostri sciacquini, gli economisti, che ovviamente credevano che l'Europa fosse, voglio dire, non plus ultra, dicevano che non era vero. Era vero, avevano ragione. Stiglitz aveva ragione a Mathias Sen a dirci questa cosa, non l'abbiamo voluta capire. Alla fine gli americani hanno fatto esplodere tutto. E io mi ricordo sempre, io lo cerco sempre questo discorso, e anzi te lo dico a te, magari sei più bravo nella ricerca di me. Quindi lo mettiamo in evidenza nel caso. Sì, c'è un allora, Mike Pompeo, il segretario di Stato americano dell'epoca Trump, venne in Europa e parlò alla Marshall Foundation, fece un gran discorso, no, dove in sostanza lui disse: io l'Europa la degrado perché mi avete rotto le balle. Ma gli americani hanno ragione. Cioè stanno combattendo per il loro popolo. Cosa devono fare? Ma ti pare normale che cioè la Germania abbia 3.000 miliardi di dollari di posizione finanziaria? Che ci vuoi fare con tutti questi soldi? Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Certo, E sai che così la Svezia, ricchi oltre ogni livello, di una sfacciataggine che non va bene. Così la Danimarca, così l'Austria, così l'Olanda. Cioè gli amici dei tedeschi e i tedeschi. la cosiddetta, come si chiama? Non mi ricordo, non è tedesco sfera, la possiamo la ex marcosfera, per Sì, essere area Marco la chiamavo. area. Sì. Esatto. Non va bene questa cosa. Sai. Poi quella ricchezza enorme loro la annacquavano nella miseria sud europea, ma era una miseria indotta perché ci stavano strangolando.
Ora, fino a quando tu strangoli la Grecia, fino a quando tu strangoli l'Italia, la Spagna, eccetera, eccetera, e vabbè, cioè non va bene, però vabbè. Quando provi a fare questo lavoro con gli Stati Uniti, stai facendo un errore molto grave, perché hanno strumenti terrificanti e lo hanno dimostrato. Cioè, noi stiamo rischiando una guerra da almeno 50-60 milioni di morti in Europa, e non parlo tanto per dire, ma parlo sulla base delle proiezioni della NATO. Perché non è vero che l'Europa è disarmata, col cavolo, Paolo. Non è vero. Per il tipo di guerra che vorremmo fare noi e imporre ai russi, infatti i russi hanno paura, non ti pensare. Per il tipo di guerra, noi siamo armatissimi. Sì, è vero, noi abbiamo meno cannoni, meno carri armati, meno militari dell'esercito, tutto vero, ma noi abbiamo il doppio degli aerei da guerra, noi abbiamo il doppio delle navi, noi abbiamo il triplo dei sommergibili. Forse sai qual è la differenza che io ravviso, però in questo caso più a livello sociologico che di strategia militare, che non è materia mia, di cui non capisco niente, lo dico apertamente, la voglia di combattere. Cioè l'impressione mia è che da parte dei russi, per quella che è la mentalità, qui non si tratta di fare il, come si chiama, l'apologia di un popolo piuttosto che di un altro, ma io credo che mettendo sullo stesso piano russi ed europei, nel senso di europei occidentali, perché anche i russi, vorrei ricordare, sono europei, anche se molti se lo dimenticano, vabbè, credo che tra i due popoli, quelli che abbiano, diciamo, tra virgolette, meno voglia di fare la guerra, io considererei, al di là delle scorse armamenti e strategia militare, gli europei. Il problema è, insisto, il fatto che molta gente di tutto questo che sta succedendo non ne ha consapevolezza. Cioè, molti pensano che la guerra sia un qualcosa che oramai, almeno per quanto riguarda l'Europa occidentale, riguarda il film, il romanzo, la fiction. I paranoici, come diranno che sono paranoico io, e altre cose. Però chi se ne frega se me lo dicono. Cioè, io continuo a dire che a volte bisogna essere anche un po', diciamo così, premere sull'acceleratore per far comprendere anche alle persone i rischi. Qui mi rifaccio sempre all'esempio, secondo me, memorabile di Giulietto Chiesa. Peccato, ahimè, che se ne sia. Guarda, non c'è mai un momento in cui una grande persona se ne deve andare, però lui ha, tra virgolette, scelto sicuramente il momento in cui avremmo avuto più bisogno anche di una sua figura, di un suo supporto, anche se all'epoca anche sì, lui disse più o meno queste cose. Io non mi sto paragonando a Giulietto Chiesa neanche lontanamente, per carità, però è solo una mia considerazione per la stima che avevo per le sue analisi. E veniamo a un altro grande genio, almeno così viene presentato dalla, diciamo, dalle organi di informazione, perché io ovunque mi giro sento dire anche all'uomo della strada: ah, però Mario Draghi è un grande economista, una persona che ci invidia il mondo. Ma io probabilmente penso che sia una persona che la sua preparazione ce l'abbia. Peccato che dubito fortemente che quelli che persegue siano proprio gli interessi dell'Italia, mettiamola così. Questo, posso avere un dubbio, è legittimo averlo, io ce l'ho, mettiamola in questi termini. Mario Draghi, allora, sulle qualità di Draghi non si discute, perché lui è veramente bravissimo, ma lui certamente non lavora per i popoli, lavora per l'elite, per le classi dominanti, di cui fa parte. Lui è questo. Adesso ha architettato il cosiddetto piano Draghi, dopo la scopola che ha preso per l'elezione della Presidenza della Repubblica, perché Mattarella è stato più furbo di lui, è riuscito ad imporsi, e si vuole rifare in qualche modo. È ritornato in auge, qualche mese fa è stato ospitato dall'Ecofin che si è tenuto a Gent in Belgio, dove assieme a Bruno Le Maire, il ministro dell'economia francese,
ministro delle finanze francese, ha iniziato a delineare questo piano Draghi, presentato adesso da poco. In buona sostanza, in cosa consiste? Nell'armare l'Europa. Nell'armare. In realtà, noi siamo già armati, però armarci ulteriormente, tenendo conto di andare avanti con chi ci sta, dice Draghi. Ogni riferimento a Ungheria e Slovacchia non è casuale. Una volta creato questo nucleo duro, andare avanti nell'esercito comune europeo, nel mettere insieme dal punto di vista militare l'Europa, i paesi europei, dove è chiaro che il ruolo del leone lo avrà la Francia, che ha una grande industria militare, è il secondo esportatore di armi al mondo dopo gli Stati Uniti. E chi è che ha i capitali? Capitali, abbiamo detto prima chi li ha: i tedeschi, gli olandesi, i danesi, gli svedesi, eccetera, i nord europei. Quindi, insomma, in qualche modo, siccome la Francia è un altro paese che ha enormi problemi finanziari, la Francia potrebbe beneficiare e beneficerà con il piano Draghi, della possibilità di aumentare il proprio export vendendo tecnologie militari al resto d'Europa. Come dire, la quadratura del cerchio è quella di Mario Draghi. Perché, allora, in questa fase, gli interessi francesi e quelli tedeschi sono opposti. Ma uno se ne accorge platealmente, no? Scholz che dice: noi aiuteremo l'Ucraina in tutti i modi, però noi non c'entriamo, no? Diamo le armi, gli aiutiamo a difendere, però noi non c'entriamo, no? Dall'altro lato c'è Macron che dice: no, no, noi c'entriamo e noi entriamo dentro. Dicono cose opposte, perché gli interessi sono opposti. La Francia ha interesse a bruciare l'enorme debito estero che si ritrova, assieme all'Inghilterra ugualmente, in una guerra. Non tanto loro, l'hanno anche detto chiaramente: noi siamo tranquilli perché abbiamo le nostre armi nucleari e dunque nessuno ci può toccare, se non noi comunque ci difendiamo, a differenza degli altri. Lo hanno proprio detto, ha detto Macron chiaramente in un discorso, e questa è la posizione francese, che è opposta a quella tedesca. Draghi, con il suo piano, vuole riavvicinare questi due paesi, compensando appunto quella che è la debolezza francese con i capitali tedeschi, la debolezza finanziaria francese con i capitali tedeschi, grazie all'esportazione di armi. C'è un altro particolare che leggevo ieri su Bloomberg. Draghi non fa nulla in cambio di nulla, che lui è così, eh. Lui è così. E leggevo che Macron sarebbe tentato, e ci credo, tentato di offrire la presidenza della Commissione europea, di appoggiare nella elezione della presidenza della Commissione europea proprio Mario Draghi. Ci credo. Voglio dire, ha trovato il modo per risolverti il problema fondamentale che c'hai. Ci credo. Capito. Insomma, nella quadratura del cerchio di Draghi, non solo, diciamo, riesce a riunire i francesi e i tedeschi, che sono il cuore dell'Europa, no? L'asse franco-tedesco, ma anche quello di difendere i suoi interessi personali e di andare probabilmente a Bruxelles, verso l'Unione, verso la Commissione europea. Un piano che secondo me ha buone possibilità di uscita, perché l'Italia lo appoggia, la Francia sembrerebbe appoggiarlo, la Francia si porta dentro sicuramente gli iberici. Sicuramente il Belgio, sicuramente il Lussemburgo, sicuramente la Polonia,
Insomma, si porta dentro un sacco di, ovviamente i baltici, un sacco di gente si porta dietro. E Draghi ha buone probabilità di farcela. Con questa trovata, questa cosa che si è inventato dell'esercito unico europeo, di fatto riesce a guadagnarci anche lui personalmente. Secondo me è questo. Ora c'è un altro aspetto. Che è questo? Nonostante il piano Draghi, Paolo, il punto fondamentale, cioè la nostra carenza di energia e la nostra assenza di competitività, rimane. Eh già. E lì ritorniamo a bomba. Che si fa? Il rischio è che appunto presto o tardi ci dicano bisogna andare in Ucraina a combattere, perché questo è il rischio gravissimo e sarà una guerra molto pericolosa. Come hai detto, fino a 60 milioni di morti, se vi sembrano pochi, insomma. Allora, le proiezioni della NATO, di uno scontro della NATO con la Russia, armi per lo più convenzionali, eh? Quindi non stiamo parlando neanche di armamenti nucleari, è importante dirlo questo, certo. Per lo più convenzionali, sono sui 50-60 milioni di morti, perché la NATO è addestrata da 30 anni per una guerra con la Russia, ma una guerra fatta sul potere aereo, dove noi abbiamo il vantaggio. Ci ricordiamo, sì, l'Ucraina sta perdendo, ma l'Ucraina perde perché non ha aviazione, in sostanza. Noi abbiamo migliaia di aerei. I russi questo lo sanno bene. Caspita. E questo è il grande rischio. Possiamo cercare di concludere con una, diciamo così, voglio essere, dopo essere stato catastrofista, voglio tentare a mio modo di essere costruttivo. Invece che andare dritti verso l'abisso, perché no, a mio avviso un conflitto che causa un simile numero di vittime, cioè, se non è una catastrofe, un Potenzialmente. abisso, certo. Potenzialmente, ricordiamo sempre, sono delle proiezioni. Cioè, l'idea invece di una soluzione negoziale, e qui veniamo alla tanto vituperata diplomazia, dice una amica, Elena Basile, che io stimo infinitamente, che come tutte le persone che sanno che cos'è la diplomazia, a differenza di altri che parlano, che insomma, come hai detto tu, farebbero meglio ad andare a studiare, non mi ricordo che cosa hai detto prima, il termine tecnico, comunque ci siamo capiti in fisica. Il negoziato si fa non certamente con l'amico, ma con l'avversario. Cioè, una soluzione negoziale che in realtà mi sembra trovi anche disponibile, il cosiddetto blocco alternativo che si sta formando, che in pratica poi è guidato da Russia e Cina, credo che potenzialmente potrebbe mettere a posto tante criticità come quelle che abbiamo evidenziato oggi e in tante altre analisi. Cioè, qui si tratta semplicemente di capire che il negoziato, più che altro, bisogna volerlo. La curiosità è: ma possibile che queste persone che detengono, come possiamo dire, le redini del mondo, almeno quello occidentale, perché il mondo orientale mi pare per me vada da tutt'altra parte, sia in preda a una follia, a una irrazionalità tale che non vede una soluzione, tutto sommato, non voglio fare il sempliciotto, però insomma, una prospettiva ben diversa che credo che porterebbe tutta una serie di vantaggi, mentre la strada che verso la quale ci stiamo dirigendo, a mio avviso, porta solo ed esclusivamente, com'è che era il discorso che fece Churchill nel 40, non posso promettervi altro che La lacrime, pesta. Mamma sangue e devastazione, insomma. mia. Allora, pa, dobbiamo capire una cosa.
non si combatte per territori. In Occidente nessuno è pazzo. Non combattono per Mariupol, non combattiamo per Krivyi Rog, per Odessa, per Kiev. No. Cioè, rifare Odessa con i tetti, con le tegole in oro, ci costerebbe meno di quello che ci sta costando questa guerra. Non si combatte per territori. Si combatte per l'egemonia mondiale, si combatte per l'ordine monetario, finanziario e commerciale dei prossimi 50 anni. Nel momento in cui io leggessi anche tre righe su qualunque giornale dove io leggo Madame Lagarde, Mario Draghi, la Nibulina, il presidente della Banca Popolare Cinese, Jerome Powell della Fed, si sono incontrati, io capisco che stanno facendo la pace, anche se sono tre righe. Io capisco che il peggio l'abbiamo evitato. Ma bisogna che lì ci si arrivi. Il problema è che, allora, purtroppo non se ne può. Io rimango della mia opinione. E la mia opinione è questa. Gli americani di fondo hanno ragione. Lo so che detto da me può apparire anche strano. Per come la penso io, per quello che ho sempre sostenuto io, ma sulla questione in sé gli americani hanno ragione. Perché allora loro nel 45 erano l'unico paese in piedi. La Russia era distrutta, l'Europa era distrutta, tutta. La Cina era distrutta, il Giappone era distrutto, tutto il mondo, come dire, industrializzato, era distrutto. Si sono messi in carico il mondo e si è usato il dollaro come moneta. Perché? Perché era la moneta dell'unico paese che era ancora in piedi. Si saranno approfittati? Forse sì, forse no. Di sicuro, voglio dire, i loro debiti, il loro debito estero non è vero debito. E loro su questo hanno ragione. Ed è, allora, loro, voglio dire, per far andare i commerci nel mondo, essendo gli unici titolati a stampare dollari, dovevano comprare da tutto il mondo. Così che il resto del mondo aveva le riserve in dollari per scambiarseli tra loro. Cioè, ma noi veramente crediamo che gli americani non sono in grado di farsi il prosecco? Tant'è vero, voglio dire, che ora che sono rotti le scatole, si stanno riportando tutti a casa, tutto a casa si stanno riportando. Oh. Loro dicono soltanto a noi una pugnalata alle spalle, noi che siamo stati il compratore di ultima istanza, cito Marcello De Cecco, che era un bravissimo economista italiano, li chiamava così gli Stati Uniti, il compratore di ultima istanza, cioè il paese che si assorbiva tutte le produzioni in eccesso dal resto del mondo. Ora non gli puoi dire: abbandoniamo il dollaro e tu rimani come l'Argentina, con un buco di 20.000 miliardi nel tuo sistema finanziario, ti esplodono tutte le banche, ti esplode lo Stato, ti esplode tutto quanto. Quelli non ci stanno. C'è anche un'altra questione. E qual è la questione? L'altra. Che il sistema alternativo che vorrebbero fare i BRICS non funziona. Perché se tutti vendono, chi è il compratore di ultima istanza? I cinesi devono vendere.
perché hanno 1,5 miliardi di persone da sfamare. Gli indiani devono vendere. I russi non è devono, sono obbligati a vendere, visto che sono la riserva energetica del mondo. Così gli arabi ugualmente. Chi è che compra? Non è che a quel punto hai... È chiaro che litigheranno tra loro. Non è che a quel punto è la faccia tosta di andare dagli americani e continuate a comprare voi le nostre merci. Perché gli dicono, ma vattene a quel paese. È fatto fuori, arrangiati. Cioè, hanno ragione. E quando si fa questo discorso, i cinesi soprattutto dicono una cosa. Dovete starci come ci siamo stati noi nell'Ottocento, quando ci avete colonizzato e abbiamo passato il secolo delle grandi umiliazioni. Oh, io personalmente ritengo una cosa, che ad un certo punto la storia bisogna mettersela anche alle spalle. Già, sono d'accordo. Capito? La te la devi mettere alle spalle. Non puoi andare avanti con questa storia. E soprattutto la storia non va usata come una clava contro l'avversario, perché tutti i paesi del mondo non sono stati mai perfetti completamente nella loro storia. Poi è chiaro che un grande paese, un impero come gli Stati Uniti, come l'impero romano, come il cinese, come quello russo, come quello inglese, nei vari periodi della storia, essendo più grossi e più forti, hanno fatto più casini rispetto agli altri. Ma perché siamo uomini? Però ora, con le armi che ci sono, non possiamo più permetterci di fare... insomma, ci si deve mettere d'accordo. Esatto. E per me i cinesi stanno sbagliando. Stanno prendendo una topica, ma grossa. Poi, l'unico come dire, appunto, a parte i mezzi ovviamente che hanno utilizzato, voglio dire, però sono incazzati neri e vanno capiti, l'unico appunto che faccio agli americani sulla questione è sostanzialmente questo, quello di non aver parlato chiaro. Non hanno parlato chiaro, perché male, per motivi di eccetera eccetera, loro non hanno mai detto le cose come stanno e dove sta il problema, anche se gli specialisti lo sanno bene dove è il problema. Se ne escono uniti le minoranze, la democrazia, l'autarchia, tutte queste scemenze senza capo né coda, voglio dire, ideologiche, per non dire le cose come stanno e dove stanno i veri problemi. Perché io, per esempio, sono sicuro, cioè per paradosso, in tutto questo enorme casino, il paese che meno ci ha capito, pur essendo intelligentissimi e bravissimi, sono i russi. Perché, allora, mentre il resto del mondo combatte una guerra esistenziale di natura economico-finanziaria, i russi sono gli unici che veramente combattono per Kharkov, perché è la loro gente, e perché per loro è inconcepibile fare una guerra del genere per soldi, sia perché sono comunque un po' per dimensioni, un po' per tante cose, un po' megalomani, sia perché sono talmente ricchi che non gli frega niente dei soldi. È vero, eh? Pensa che gli europei ci hanno arricchito per 30 anni e loro manco se ne sono accorti. Probabilmente è un altro tipo di cultura, diciamo. Loro sono gli unici che fanno una guerra di tipo territoriale. Loro. Una guerra di tipo ottocentesco, diciamo così. Ma non gli altri. Gli altri non gliene frega niente di Mariupol o di Odessa, ma figurati. E gli americani hanno il grave difetto di non aver parlato chiaro.
secondo me. Oltre poi ai mezzi che hanno usato, molto discutibili, molto pericolosi, ma insomma, avranno anche delle buone ragioni per tutto il casino che ha fatto a partire dalla Merkel e i cinesi a ruota. Devo dire proprio la tua analisi è molto interessante anche perché è un punto di vista molto, direi, originale rispetto a quelli che leggiamo in giro, che spesso, come dicevi tu, tirano fuori tutta una serie di aspetti che, ecco, ricordano, torno in chiusura all'esempio della bella Elena nella guerra di Troia, oppure, come diceva qualcuno, guardare al dito che indica la luna, no? Come dice quel vecchio adagio, senza rendersi conto di cosa in realtà c'è dietro tanti tanti aspetti. Io ringrazio infinitamente Giuseppe per questa analisi, vi rimando alla lettura dei suoi contributi, vi lascerò naturalmente il link in descrizione e invito tutti, tra l'altro, ad iscriversi al tuo canale Telegram dove ci sono costanti aggiornamenti su tutta una serie di notizie di respiro nazionale e internazionale che a mio avviso dovrebbero essere monitorate. Non costa molto tenersi informati, magari senza sprecare tempo a guardare alcune cose in televisione, si può beneficiare di quello stesso tempo per informarsi, a mio avviso, un po' meglio e in modo un po' più serio e approfondito. Grazie infinite, Giuseppe, spero naturalmente di ritrovarti prestissimo. Grazie a tutti. Ciao, ciao Paolo, un saluto agli Grazie spettatori. ancora, ciao.